Eccoci qui, puntuali. Sì. Siamo tornati in diretta dopo un'ora di chiacchierata con Samuele Riefoli in arte d'art. Un'ora, Instagram ci blocca dopo un'ora e quindi dobbiamo rientrare. Siamo rientrati, siamo dovuti rientrare e con piacere davvero ci ha concesso Samuele di continuare a farci questa chiacchieratina. Riguardo la musica e il coaching, musica e coaching, questo connubio che magari in tanti non hanno mai avuto modo di rifletterci, ma quante canzoni sono veramente Un aspetto motivazionale, quante canzoni, il testo di quella canzone, la musicalità ci genera dopamina e quindi ci dà voglia di metterci in gioco. Eccolo qui, mentre io parlavo benissimo. E allora ti rispondo alla domanda: come è nata? È nato perché io per 20 anni ho lavorato, oltre a fare musica, quindi lo facevo, mettiamola come lavoro, perché venivo pagato, abbiamo girato poi l'Italia, ho girato sì, no, capita anche a me quando clicchi due volte, no? Ti capita di girare girato il mondo, sono stato in America, Romania, Germania, quindi insomma è stata una bellissima esperienza. Poi per anni ho lavorato dentro un'azienda dove ero responsabile marketing e progettazione e Ma sei laureato, Davide? Diplomato geometra. Poi Ah, ok. che cosa ho fatto? Mi sono fatto tante domande, ecco quando scatta il dialogo interiore, no? Cosa mi piacerebbe fare? Cosa sono portato a fare? Avevo un talento, ho un talento che era quello di trovare soluzioni. Tante persone mi chiamavano e mi chiedevano dei consigli e io trovavo soluzioni immediate a quello che era un problema per loro. Avevo sempre la strada giusta, riuscivo sempre a trovare la soluzione migliore. E quindi al che ho detto, va bene, qual è quel mestiere che unisce l'esperienza che ho avuto nella musica, quindi il saper gestire un palco, andare anche a gestire l'ansia, l'emozione, lavorare molto sulla concentrazione, sulla memoria, che oggi mi sta ovviamente lasciando, ma ci sto lavorando. E quindi ho visto che il coaching, che già cose che facevo, ecco, tu hai detto se c'erano già, non era tanto per uscire da una situazione difficile quanto perché ero ispirato. Solitamente le persone tendono a fare qualcosa per due motivi: o perché sono disperate, quindi chiedono aiuto perché sono disperate, o chiedono aiuto perché sono ispirate, cioè hanno una grande ispirazione ma non sanno come farlo. Io ero ispirato in quel momento, sapevo quello che volevo, ma non sapevo come farlo. Così mi sono affiancato ad una scuola di coaching, ho fatto il percorso per diventare anche trainer, quindi per certificare altri coach. E adesso lo faccio con piacere perché è una cosa che più amo. E credo che è la stessa cosa che capiti a te, cioè fai quello che fai perché lo ami. Certo, sì. È una storia interessante questa comunque. Bello. Ho unito un po' di storie del passato. Io a 19 anni avevo il desiderio di fare il cantante e a 16 di diventare calciatore anch'io. Quindi Vedi, la percentuale in Italia mi sa che è altissima sì, di in Italia sono tutti calciatori e tutti allenatori. Adesso sono diventati anche tutti scienziati, tutti scienziati, tutti che conoscono tutto. In questo periodo sì. C'è Allora, qua continuano ad arrivare domande, io non so una se. che ha scritto audio, forse sentono male. L'audio non arriva assieme all'immagine. Ok, chiediamo ovviamente agli altri se sentono o se c'è difficoltà di ascolto. L'audio non arriva assieme all'immagine, ma questo non è un problema nostro. Cioè, nel senso, Mi sa che ha Wi-Fi forse. è un problema di connessione probabilmente, forse nostro, ma non nostro personale, ma di connessione. Leonardo dice, gli puoi dire a tuo babbo di muoversi uscire un album di inediti? Manca da un po' un abbraccio, bla bla bla. Vediamo una domanda, invece, vediamo una domanda. Si Lavorando, sente. papà, sta lavorando. Vabbè, ma ovvio, ovvio, scriveranno sempre. Pensi di fare una. Eccolo qui, te lo metto. Pensi di fare una canzone con Hamad nel futuro? Ah, Ahmed è un mio amico egiziano con cui ho fatto una canzone 2 anni fa, tipo.
Non lo so, forse perché ora lui non so dove, mi sa che abita Amsterdam adesso, sta all'università lì, quindi boh, vediamo, se riusciamo a vederci, sì, se riusciamo a organizzare. Io ti posso dire, concentrati sulla tua carriera, immagina di scrivere la canzone più bella del mondo, sempre, costantemente. Fatti un bel piano di comunicazione strategico. Ci sono passato, vabbè, tu sei in famiglia, ne sai più di me, quindi, però sicuramente se questo è quello che ami fare, ne farai di duetti. Magari ne faremo anche un giorno io e te dove tu canti e io motivo. Certo. Potrebbe Certo. essere la novità, la novità. Va bene, qui allora ovviamente stanno entrando altre persone. Poi adesso dimmi tu se vuoi, abbiamo fatto già, per chi fosse entrato solamente in questo momento, in realtà questa è la seconda diretta. Abbiamo fatto già un'ora di diretta. Instagram ovviamente ha bloccato la diretta e adesso siamo rientrati. Per cui dimmi tu se ti senti di. Sì, certo. Hai altre domande da... Ma io quante ne Vai, vuoi, guarda. È il mio allora... lavoro, devi sapere che il mental coach è colui che fa le domande per scavare. E quindi, allora, Vai. intanto arrivano delle domande. Una domanda arriva sempre da Alex e dice, eccola qui. Credi che fare le live anche solo con amici aiuta a farti conoscere? Poi in questo periodo lo stanno facendo tutti, cioè tantissimi artisti anche stanno facendo i concerti sulle live perché non si possono fare. Però sì, certo, cioè, dovresti fare le live pubbliche, non solo con gli amici, così magari entra gente che non ti conosce. Poi se la domanda riguarda un artista, sì, potresti metterti a cantare durante la live. Quindi C'è una sì. richiesta, eh? È arrivata una richiesta qui. Se tu vuoi, Samuele, ci accenni, Samurai? Poi. Samurai, devo cantare? No, adesso no. C'era una richiesta, io l'ho riportata. No, Nina, adesso no, scusa. semmai farò una live con papà, forse. Ah, bellissimo. Bellissimo, lì ci voglio essere, eh? Assolutamente. Allora, io sono Ninfa Patrizia dice, io sono al lavoro e vi guardo. Quando hai capito che volevi fare il cantante? Ah, quindi sta lavorando anche in questo periodo. Ma non lo dire perché se sta lavorando e sta guardando noi, sicuramente non sta lavorando, ma È diciamolo in silenzio. Parliamo più piano. Non lo so perché io ho cominciato allora a 12 anni. Mi comprai una console da DJ, era una Newmark, credo, adesso mi ricordo, e feci una, tipo una festa di una mia amica come DJ, però poi anche quella è una delle tante cose che Che non hai ho più fatto? fatto. Ah, ok. Poi ho cominciato a 14 anni a fare dei pezzi con dei miei amici, andavamo a registrare da Sciabani, da Rap Lab 2.0, che è uno studio alla stazione di San Pietro a Roma, cioè accanto alla stazione di San Pietro. E poi da lì ho fatto delle canzoni su YouTube, che ho messo su YouTube, e ho capito da lì che mi piaceva tantissimo, e quindi ho continuato da lì poi. Bene, Però ottimo. prima era più rap, tipo proprio rappato. Invece adesso sto capendo che magari voglio evolvermi e cambiare, fare un po' più pop, cantare, Un po' più morbido, diciamo un po' un rap cantato, mettiamoci un po' più sì, tendente alla melodia. esatto. Un'altra domanda di Mi piace molto. Giovanni. Dimmi, scusa. No, stavo dicendo mi piace molto Coez, Ah. Post Malone. Mi piacciono molto questi rapper che sanno rappare ma cantano anche benissimo. C'è No Out che dice ti amo. Ti amo. È un mio amico, no? Ciao, Poi, Rocco. come immagini il tuo business della musica tra qualche anno? Dice Giovanni. Il business della musica. Allora, secondo me continuerà
continuerà a muoversi in questa direzione, cioè i social saranno sempre più importanti e magari cioè, è una cosa che purtroppo non mi piace tantissimo, però nel business della musica adesso conta tantissimo il personaggio, quasi più della musica stessa. E secondo me diventerà ancora più così nel futuro. Continuerà ad essere molto importante avere una strategia di comunicazione forte. Beh, quello che si è costruito negli anni, no? Partendo da Amici fino a X Factor, eccetera, si lavora molto più sull'immagine prima e poi sul contenuto. Cioè lavorare su creare un personaggio, poi lanciarlo, a differenza di anni fa, tuo padre te lo potrà raccontare, dove non c'era questa possibilità, si lavorava piano piano per creare il personaggio, si lavorava con i singoli fino ad arrivare poi a Ma diventare... poi il fatto è che adesso è sempre più possibile per tutti fare musica, no? Magari negli anni 80 dovevi comprarti, cioè non te lo potevi permettere. Adesso con 1000 euro ti fai uno studio a casa, anche meno, 500 euro ti fai uno studietto a casa e puoi fare musica come tutti gli altri. Bravissimo, oggi tutti possono fare musica e i cantanti, c'è l'autotune, il famosissimo autotune che ti permette di diventare cantante in 3 secondi, e quindi tutti lo possono fare. Per questo oggi bisogna aumentare, no, alzare l'asticella e distinguersi dagli altri cercando di essere veramente, di dare emozione, la cosa più importante. Non è tanto il saper cantare in maniera egregia, che sicuramente aiuta, ma saper emozionare, questa è la forza di un Poi io non cantante. posso, cioè, sotto questo punto di vista, perché ho usato anche io autotune in certe canzoni. Però ci sono certi artisti che davvero a volte ti dà fastidio alle orecchie proprio, È che usano vero. troppo. Allora, vediamo un po'. Salutiamo Valentina Devo Maione. salutare Eva pure. Ciao Eva. Saluta tutti, vai tu. Ok, lui conosci meglio di me. Allora, dice Leonardo, dice, se il tour Raftozzi partiva, tu avresti cantato Samurai come ospite? Allora, Puoi stavamo anche pensando esimerti da di... non rispondere, io te lo dico, puoi anche dire non No, rispondo. certo. Ci stavamo pensando perché, però non di fare tutto il tour ovviamente, ma stavamo pensando di forse fare una data, cioè quella di Roma. Però si vedrà, perché Ah, ok. ora non so bene come funzionerà, se hanno spostato le date. Se le fanno nel 2021, non lo so bene. Diciamo che è un po' incerto un po' per tutti. In questo momento è un punto interrogativo un po' per tutti. Mi allungo un attimo che metto in carica come anche te il mio telefonino. Ok, ci siamo. È un po' incerto un po' per tutti, no? Non si sa come si riparte e quando magari poter riorganizzare dei concerti. Quante volte? Tra l'altro se posso dire una cosa, Vai, vai. c'è un rapper americano che si chiama Travis Scott, Sì? che non so se hai visto sul notiziario, che ha fatto una cosa geniale, secondo me, ha fatto il concerto su Su Fortnite. Fortnite, yes. E c'erano 12 milioni di spettatori in tutto il mondo. E adesso è primo in Italia, è primo nelle chart mondiali. Sì, secondo me è stato, cioè, magari non è stata sua l'idea perché lui non è tra i più svegli, però la sua squadra di promozionale è stata bravissima. Sì, Anche perché. l'ho seguita e ho visto questo non l'ho visto, ma ho letto di questo concerto che si stava preparando. Ne ha fatti due? Se non Sì, no, ne sbaglio. ha fatti tipo quattro tutti i Ah, giorni. ok. Sì, credo. Tu l'hai seguito? Le ho visti su YouTube, Ah. però non l'ho seguito sul gioco. Però ci Saluto. gioco. Meglio. Si giochi, ma guarda, io ti posso dire che è uno di quei giochi, i calciatori, quelli che seguo io, non giocano a FIFA, giocano a Fortnite, cioè sono fissati per Fortnite, è allucinante. No, perché è Io divertente, è un gioco addictivo. a volte quando faccio le sessioni che abbiamo l'appuntamento,
Ok, io magari faccio a distanza, quindi magari la videochiamata perché sono a Bologna piuttosto che Milano, eccetera. Con le cuffie, dico, ma come mai calcola quella cuffia? E dico, no, no, ma ti sento, no, non è che siamo in giocando a possessione. pallone. Bravissimo. Leva la cuffia, seguimi e non, no, guarda, è che sto facendo una guerra, non posso, non mi interessa, c'è un appuntamento con me. Cioè, dobbiamo lavorare su questo aspetto, non esiste che tu stai con le cuffie, stanno lì e fanno la guerra tutto il giorno. E che, insomma, li capisco, dai. Allora, saluto Lamu, saluto Andrea, sono usciti, credo sono andati via. Poi l'altro giorno ha fatto una live Sfera Ebbasta e stava giocando al Fortnite, credo. Però c'aveva comunque tipo 12.000 viewers, una cosa assurda. Sì, ma è diventata un'ossessione. Ecco qua, Michela dice, io le vendo le maglie per bambini di Fortnite. Ah. Quindi se volete acquistare le maglie di Michela, potete contattarla per forza per i bambini. Ci sono delle domande ovviamente di Alex che ne fa più di una, tra cui dopo che finisci i tuoi studi, farai il cantante full time oppure farai qualcos'altro? Lo dico io, farai il cantante full time, rispondo io. Ha risposto Davide. Sì, perché la testa c'è, la mentalità è giusta, la passione c'è e non ti devi abbattere se qualcosa non va come dovrebbe andare. Tu hai un ostacolo in più, che sei figlio d'arte e questo è un ostacolo, non è un vantaggio. Sì, no, Perché la certo, mi gente si aspetta piace. tanto da te. Sì, è una cosa che magari può sembrare anche, cioè posso sembrare magari antipatico a dire una cosa del genere, però ci sono molti ostacoli ad essere figlio d'arte. Non solo, ci sono anche tante cose positive, Certo. ovviamente, tantissime, mi sono fortunatissimo, però ci sono anche tanti ostacoli. Se Sì, posso perché salutare anche Alessandro, che sto lavorando con lui in questo periodo. saluta tutti, questa è casa tua. Sì, perché in effetti le persone si aspettano tanto da te, no? Perché fanno i soliti paragoni, quello che succede anche nel calcio. Quindi il figlio, Kluivert, nella Roma. Kluivert, nome storico del giocatore del Milan, poi va alla Roma e si aspettano che sia un grande giocatore. Quindi viene attaccato, criticato e tu sei sempre sotto la lente di ingrandimento perché ogni cosa che fai è sempre vista con un occhio di critica, non, no, con un occhio buono. Sarà uno scoglio che riuscirà a superare? Assolutamente sì. Ok, ti volevo fare una domanda che me la stavo preparando prima, ci riuscirai, siamo tutti con te, Samu, guarda, vai tranquillo, Grazie, cioè, grazie se non sei tu il primo a credere in te stesso, nessuno lo farà per te, per cui inizia a mille. credere molto più in te stesso e vedrai che tutte le cose che hai in mente di fare le realizzerai. Sono completamente d'accordo. Simone dice, Samuele, la prossima volta ti vogliamo in diretta anche con tua madre, Bianca, la volta scorsa hai fatto soltanto un cameo vocale. Cosa? Aspetta, non ho sentito. Ok, vai. Comunque ci sarò in diretta la prossima volta. Ah, è Hey, Monster vero? Cat, how are you? Hai Uno di Miami. anche amici a Miami? Sì, un paio, sì. Ah, ok. Volevo farti una domanda, adesso mi è sfuggita ovviamente, perché nelle tante cose che ci siamo detti mi è sfuggita, era anche una bella domanda. Però se hai in mente qualcosa tu dimmela, altrimenti cerco di ricordarmi la mia. Ma io volevo chiederti una cosa sul mental coaching. Sì, vai. Volevo chiederti quanto il tuo corso, cioè quanto le tue tecniche si basano sulle energie, sullo stato mentale positivo di una persona. Cioè quanto è importante essere positivi nella vita. È la base. È la base. Pensare che agire in maniera positiva si possa ottenere il 35% di più di risultati rispetto ad essere negativo. Quindi partire da una base, da una mentalità positiva non significa che, questa è una cosa che vorrei sottolineare, pensare positivo non significa che penso e
lo realizzo, cioè è molto più semplice realizzarlo. Ma non, poi non è la canzone di Jovanotti, io penso positivo. Opposite, esatto. Per quello ti dico, è una delle canzoni che insomma, vedo nel mio essere. Ma più che altro perché pensare positivo significa che nel momento di difficoltà tu vedi sempre il lato positivo e quel lato positivo ti porterà a superare quella difficoltà e così via. Ciò che c'era una canzone di Tiziano Ferro dove diceva ciò che non uccide fortifica. Quindi già è una mentalità positiva dire ciò che non mi ammazza sicuramente mi fa crescere. E un allenamento che faccio solitamente su me stesso è finire la giornata e chiedermi che cosa ho imparato oggi, perché ogni giornata ci regala sempre una crescita esponenziale, una crescita che qualcosa, se una giornata è andata male, c'è sempre qualcosa che ti ha regalato. Sì, certo, è E vero. chiederselo è una cosa che con costanza ti permette di andare a piccole dosi, ti permette di migliorare costantemente. Sì, è vero, sono d'accordo. Qui dice, sì, ma sono gli eventi della vita che a volte ci rendono negativi. Allora, posso rispondere a Ellie? Qua stiamo facendo una sessione nel Certo, vai, mentre. vai. Allora, la vita è fatta da ciò che fai e da come reagisci a ciò che ti accade. La differenza sta in questo. Ti accade qualche cosa? La stessa cosa che accade a te, io, differentemente da Samuele, posso rispondere, posso reagire in maniera diversa. È la reazione che determina il nostro destino in quel contesto. Qualsiasi evento che accade, in base alle reazioni che diamo, andiamo a creare il nostro destino. Sono E non voglio entrare completamente più nel. d'accordo con Sei te. d'accordo? Sei d'accordo? Sì. Dai. Cioè, dipende proprio da come la. Cioè, non importa, può essere la cosa più brutta del mondo, ma dipende da come la ricevi te, no? Da come la reagisci. Esatto. C'è quel libro che ti volevo suggerire, che poi in qualche modo o ti farò avere o te lo darò, che è L'arte della felicità. C'è una frase bellissima dove il Dalai Lama, una donna va dal Dalai Lama e dice: come io ho avuto un lutto in famiglia, sono disperata, non riesco ad uscirne, non so come uscirne, sono insomma disperata per questa situazione. Il Dalai Lama dice: guarda, non ti preoccupare, vieni con me, ti accompagno. E che cosa fanno? Vanno casa per casa a bussare chiedendo se hanno anche loro avuto dei lutti in famiglia. Quando ritornano, insomma, a casa, il Dalai Lama dice: che cosa hai imparato? E lei dice: niente. No, ti spiego io che cosa hai imparato. Hai imparato che tutti quanti hanno avuto lutti in famiglia. La differenza è che loro hanno reagito in maniera diversa rispetto a te. Quindi tutti i problemi che noi abbiamo, tutti gli ostacoli che incontriamo, tutti quegli impedimenti che ci rallentano, sono cose che tutti i giorni viviamo e indipendentemente dal contesto possono essere difficili o meno. Sì, La certo. differenza sta in come reagiamo in quello che ci accade. Certo, sì. Abbiamo fatto la prima parte Ma di diretta. perché poi ti sconfigge, non devi lasciare che questo fatto ti peggiori ancora di più, no? Devi vincere te, devi essere superiore. È come se ti succede una cosa bruttissima e poi te sei depresso per anni e anni dopo quella cosa, invece di magari superarla cioè poi gliela dai vinta, capito? Esatto, sì. Ma è così, è così. Quindi la mentalità è quello che guida il comportamento. Se riusciamo ad allenare la nostra mente, come stai facendo tu a 19 anni, io dico sempre che chi inizia presto è un privilegiato, perché io a 19 anni non avevo questa possibilità di avere magari un coach o di avere una scuola di coaching che mi permettesse di allenare la mia mente a superare o a migliorare o a crescere. E quindi chi inizia a questa età è veramente un privilegiato, ha un privilegio pazzesco su se stesso. Certo, sì, sono d'accordo. Prima inizi è meglio, meglio Abbiamo fatto un è. po' di Ora sessione. Dimmi, dimmi. prendo un attimo il mio cagnolino che sta piangendo. Assolutamente. Abbiamo fatto una prima diretta legato all'intervista a Samuele Artista. Adesso nella Ti seconda. saluta Davide Dea. No, che bellissimo. Guarda, se ti faccio vedere il mio, è un pincher nano, quindi siamo. Io penso che tu hai perso la testa per il tuo cane, vero? Sì, l'amo Bravo. tantissimo. Pure io. C'è cioè una passione. Per noi è una figlia. Per noi è una Sì, figlia. uguale per noi.
E dicevo, abbiamo fatto la prima parte in un'intervista a Samuele l'artista. Adesso stiamo facendo una sessione di coaching di gruppo. Esatto. Allora, vediamo un po'. Tanto ci sono elementi sulla Ma invece, allora. Davide, volevo chiederti un'altra cosa. Sì. Come fanno cioè un cliente come fa a cominciare i tuoi corsi? Ti deve contattare? Sì, O... E guarda. si fanno a persona oppure riesci a farli anche durante questa pandemia che... Io sto lavorando tantissimo in questo periodo perché c'è chi ne sta veramente approfittando a livello aziendale per riorganizzare il proprio business e chi magari invece vuole fare chiarezza quando il 4 apriremo, il 4, il 18, poi dipende dagli ambiti, apriremo tutte le porte, usciremo da casa e torneremo a vivere. Tornare a vivere significa mettersi in gioco, significa capire la strada da prendere. E quindi adesso c'è chi lo sta facendo già da adesso e lo facciamo tranquillamente webinar, quindi a distanza, utilizzando varie piattaforme, WhatsApp, piuttosto che Quindi insomma. stai avendo anche delle sessioni, diciamo, online adesso. Sì. E poi ecco, ti dico, solitamente le persone che vengono hanno queste due. Queste due vivono questi due momenti a livello emotivo, o sono disperate e vengono e ti dicono: tu sei la mia ultima spiaggia. E io dico grazie, con grande responsabilità. La Poi in seconda questo è. momento deve essere un po' più difficile del solito, magari, no? Sì, perché tante persone hanno perso delle certezze, hanno perso punti di riferimento, parlo di lavoro, parlo di come si riapriranno le attività, quindi poi le realtà sono due, c'è cioè l'imprenditore e il dipendente. L'imprenditore è in difficoltà perché effettivamente dovrà pagare e senza lavorare non paga e il dipendente si trova in difficoltà perché se non ci sono soldi potrebbe perdere il lavoro. Quindi si sono persi completamente i punti di riferimento. E l'altro caso è quando invece sei ispirato, cioè vengono perché sono bravi, sono smart, sono svegli, ma non troppo per dire ok, devo fare un passo, sono bloccato, sono bravo, lavoro bene, sono carico, so quello che voglio, ma non so come fare per andare avanti. E là lì si lavora sulla comunicazione, sulla leadership, sul carisma, su tantissimi aspetti che sono indispensabili oggi per diventare veramente diciamo, io di quello che chiamo eccellente nel mondo del lavoro, della vita in generale. Sì, certo. Qui poi vediamo un po', io dovrei sentire ogni secondo, grande Davide. Guarda, questa storia, grazie a Samuele, la potete salvare. Non so se la posso salvare anche loro, ce cioè, la possono salvare sul. Guarda, Non lo non sai, lo so in realtà. neanch'io. Forse possono risponderci loro. Se sanno così, noi la salviamo, poi magari potete salvare. Gruppo di aiuto, mutuo aiuto. Consigli per avere la tecnologia. Ho un negozio di abbigliamento da bambini, è veramente un gran casotto tirare avanti. Sì, siamo tutti nella stessa barca. Anche nell'ambito musicale, Sì. quanta perdita c'è stata a livello di. Io immagino chi ha fatto Sanremo, che doveva poi fare un tour nelle radio, presentarsi, ha dovuto bloccare tutto. Sì, c'era proprio, stava per cominciare il tour di papà adesso in tutti i teatri d'Italia e purtroppo l'ha dovuto rimandare, oppure mi sa che lo fanno nel 2021, non sono sicuro. Quindi un anno bloccati, i musicisti che non Sì. lavorano, quelli Sì. che Ma realizzano poi i doveva dischi. essere un bellissimo, cioè un tour davvero bello, tutto acustico. Ah, quindi fantastico. Vabbè, guarda il lato positivo, hanno un anno di tempo in più per prepararsi, se vogliamo vedere il lato positivo, Esatto, sì. per renderlo ancora più bello di come lo volevano immaginare. E in un anno. A livello tecnologico possono uscire anche altre cose che permettono di renderlo ancora più figo a livello di luci piuttosto che di immagini, di interazione. Quindi hanno un anno per lavorare su questo. Allora, vediamo un po', c'è una domanda. Questo qui l'abbiamo vista dopo che finisci di cantare. Ok. Quella della carriera nella tecnologia, anche se è un po' generale come domanda, perché ci sono 200.000 carriere nella tecnologia. Allora, quello è un tuo amico, giusto? Sì. Ok, tu cosa gli Lui sta consiglieresti? studiando in Inghilterra, tra l'altro, Sheffield adesso.
sta Dove si studiando. trova lui? In Lui sta a Sheffield, in Inghilterra. provincia di? Scusa, ma non è la mia ignoranza. Non lo so, non Ah, lo so. ok. Magari ce lo In un... dirà lui. Sì. Comunque, mi sa che sta studiando tipo biologia materiale, una cosa del genere. Hai una risposta per lui, Davide? Beh, allora, come dicevi tu, è abbastanza generica, no? Quindi, carriera nella tecnologia, la tecnologia è ampia. In realtà la carriera è fatta di che cosa? Di mentalità, che è la cosa che sappiamo tutti, di competenze, quindi quanto tu in realtà studi, approfondisci questo mercato, strumenti, che sono la parte tecnologica, e la creatività. Una cosa indispensabile nel mondo moderno è l'allenamento creativo. Quanto è importante nel tuo ambito l'essere creativi? Sì, sono d'accordo. Lo Ora chiedo risposto a seguito. anche a te, nell'ambito musicale, no? Nel tuo ambito, quanto è importante essere creativi? Nell'ambito musicale è davvero importante. È forse la cosa più importante, essere creativi. E vi do una, così, una piccola informazione per come allenare la creatività. Allenare, si può allenare, visto che si sta perdendo, perché? Perché perdiamo del tempo davanti a Fortnite piuttosto che noi da piccoli, se parli con tuo padre sicuramente te lo racconterà, ci inventavamo con i pezzi di carta i Sì. peggio giochini per passare il tempo. Per allenare la creatività, ogni giorno svegliatevi, prendete un pezzo di carta, penna, e scrivete 20 idee che vi vengono in mente. Appuntatevi 20 idee, il giorno successivo altre 20 idee, solamente cose vi vengono in mente. Questo vi permette di allenare la mente a tirare fuori sogni piuttosto che appunto idee creative. Ed è un Davide, io allenamento. Sì. Ho una domanda per te sulla creatività. Volevo Sì. chiederti se perché io avevo, cioè certe per, io non lo credo, però certe persone pensano che con gli anni magari la creatività diminuisce. È vero? No, perché è stato studiato, è stato, insomma, hanno fatto degli studi scientifici dove hanno visto che i neuroni, si pensava pochissimo tempo fa, se non sbaglio, nel 2014, hanno scoperto questa cosa e hanno visto che i neuroni, si pensava che si bruciassero nel tempo e che magari, addirittura, da 33 anni, poi 50, eccetera, smettessero di ricrearsi. In realtà hanno scoperto che i neuroni, se sappiamo come allenarli, e quindi il signore di 80 anni che si mette a fare il cruciverba piuttosto che a leggere o a fare altro, rigenera i neuroni. E quindi significa rimettere in gioco nuovi neuroni che ci permettono di essere sempre smart, attivi e creativi. Sì. Bello, meno male allora. Perché Sì, no, guarda. tanti artisti magari quando arrivano a una certa età, certi dicono che non sono più creativi come lo erano quando magari scrissero la loro hit quando erano giovani, oppure. Lì bisogna vedere se è veramente la creatività che manca o l'energia, la forza, la volontà Sì. di rimettersi in gioco o di inventarsi qualcosa di nuovo, perché magari la Sì, musica è quella, no? Poi devi inventarti qualcosa di sempre qualcosa di nuovo è vero. e rinventarti. Comunque, Alex Sì. ha risposto, ha scritto che studia a Sheffield, che sta a South Ah, Yorkshire. ok. Ma Solo perché per. ho un amico che vive a Londra, lavora a Londra, e quindi magari se era in quella zona lì, Ah. è un giornalista, corrispondente di Repubblica che vive a Londra. Ah, E bello. lui è molto creativo, per esempio. Lui è, insomma, siamo amici da tanto tempo e ha una creatività pazzesca. Lui è molto bravo sotto questo punto di vista. Io ho tanti amici in Inghilterra perché studiavo a una scuola inglese, quindi sono andati tutti, cioè tanti sono andati a studiare in Inghilterra. Sì, Quindi. tu anche tu avevi il sogno di fare all'inizio il lavapiatti, oppure non ci hai pensato proprio? No, no, no. Ok. Eri andato lì per studiare. Sì. Ah, Beh, perché cavolo. sai di... Scusa, stavi parlando di mio padre? No, no, di te, di te.
Ah no, perché mio padre quando era giovane è andato cioè, a lavorare a Londra, faceva il cameriere. Ecco, vedi, lui è un altro esempio di come partire da zero, andando a fare il cameriere a Londra e ritrovarsi ad essere uno dei migliori artisti della storia italiana, della musica italiana. Quindi non mollate i vostri sogni. La differenza, cioè, la costruzione è sogno, sogno, obiettivo, obiettivo, risultato. Poi c'è tutta una pianificazione dietro, ovviamente. Ma mio Però. padre è un esempio, cioè non lo dico per essere presuntuoso, però è un esempio davvero di questa cosa che stai dicendo te, è un esempio molto buono, cioè enorme, perché lui è nato in una piccola città in Puglia, che si chiama Margherita di Savoia, e tutti lo giudicavano per magari perché era diverso, perché mio padre era punk anche da giovane, suonava il basso, cioè i capelli lunghi lunghi. E quindi lui a 17 anni se n'è andato a Firenze, credo, e poi a Londra, poi non mi ricordo bene com'era la sequenza però cioè, essere così diverso che poi in Puglia negli anni 70 deve essere stato difficile, diciamo, Beh, sì. esprimersi in un modo così diverso, così, cioè, perché viene giudicato anche pesantemente. Guarda, io credo che persone come tuo padre hanno veramente tanto da insegnare in termini proprio di fallimenti di crescita, di fallimenti di crescita, di fallimenti di. Cioè, tante esperienze che hanno portato ad essere quello che sei, ma sei il risultato di tantissimi errori fatti in passato o di cambiamenti che hai adottato. E questo la vita ci insegna. Quindi ritorno poi al concetto che diceva, se non sbaglio, Michela, che ci sono eventi che ci vanno a condizionare. Sì, ma a tutti condizionano, poi dobbiamo lottare per cambiare questa convinzione e sicuramente i risultati arrivano senza dubbio. Nel mente sono arrivate delle. Salutare Virginia. Ciao Virginia. Ok, che squadra tifi? Mi chiede Leonardo perché squadra. Tu sei romanista, figurati. Sì, tifo la Roma Dai, come tutta la famiglia, grande. però non seguo molto il calcio in realtà, quindi cioè tifo la Roma perché è la squadra di famiglia, però papà invece tifa la Fiorentina. Sì, Cioè, lui è nato in Puglia e tifa. perché ha vissuto a Firenze per tipo 7 anni e quindi da lì ha tifato Firenze, cioè Fiorentina. Però mo, cioè, è anche gli piace un botto la Roma anche. Io anche io sono romanista e ho avuto il privilegio e la fortuna di seguire dei ragazzi della Roma e questo è un po' ecco, il raggiungimento di un sogno. Quando dico lottare per i propri sogni, no? Io volevo fare il coach, poi ho detto, caspita, sarebbe bello farlo per un giocatore della Roma e quindi cioè, il sogno di andare a lavorare con un ragazzo che indossa la casacca che lui ha sempre visto da bambino, io sono romanista da bambino, è un sogno che si realizza. Sì, certo. E Quando adesso vieni. li alleni tanti sportivi, Davide, adesso. Allora, l'obiettivo del coach è quello di renderli, per come la vedo io, renderli indipendenti, cioè non avere sempre bisogno di un coach, ma essere indipendenti, sapere il lavoro che devono fare, hanno un loro protocollo, un loro modo di dover lavorare. Alcuni di loro li sento per sapere se stanno lavorando, quello sì. Però diciamo che abbiamo, non dico sospeso, no, perché comunque ci sentiamo, a distanza ci stiamo comunque confrontando. Però adesso il lavoro più grosso che devono fare loro è un lavoro mentale, perché. No, ma la domanda che volevo farti è se hai tanti clienti sportivi, se che. Ah, ok. Beh, in percentuale ti dico sono 40% sport, 50% business, 10% Ah, ok. life. Che poi. 10% tipo personali. Sì, Cioè, sì, sì, sì. ah, ok. Legato magari a un problema relazionale piuttosto che. Invece Davide, ti reputi psicologo anche? Fino a un certo, diciamo. Assolutamente no,
Perché allora lo psicologo lavora con persone che hanno patologie, il coach assolutamente no. La differenza qual è? Al di là della competenza, lo psicologo comunque segue un percorso fatto proprio per essere un professionista del settore. Il coach lavora molto sul futuro, lo psicologo lavora molto sul passato, cioè pensa di poter migliorare il presente scardinando paure del passato. Il coach lavora ragionando in un modo molto diverso, cioè dice: hai una responsabilità per quello che farai domani e dopodomani ancora. Quindi costruiamoci un futuro migliore partendo da che cosa? Da oggi, iniziando a capire quali sono i passi che dovrai fare per andare a migliorare il tuo futuro, toccando alcuni tasti del passato, ma però no, diciamo che lo psicologo, in maniera molto onesta, ti dico che fa dei percorsi di proprio Certo. mentali, va a lavorare sull'aspetto. Sì, e poi sono completamente diversi da quelli che fai te sicuramente. Sì, è un approccio completamente diverso. Quelli che vengono e mi dicono: vengo da te perché tu sei la mia ultima spiaggia, è perché hanno già passato lo psicologo piuttosto che Sì, certo. altre strade, e quindi il coach in quel caso, o se è il primo che vieni ricercato, perché comunque ci credi già da subito, oppure sei l'ultimo perché ovviamente è l'ultima figura professionale che pensi di dover chiamare. E ti faccio una domanda io in questo momento, qua ci stiamo scambiando le domande, poi ti lascio tranquillo, dai, non ti voglio togliere il tempo da dedicare in famiglia. Abbiamo fatto, guarda, veramente 2 ore di diretta, bellissime peraltro, una chiacchierata fantastica. Sì. Ma a me piace tanto parlare così, cioè mi piace molto fare i podcast, queste cose qua, tipo, cioè mi è sempre interessato, quindi Tu fai dei podcast? no, però diciamo quello adesso rispondendoti è uno dei sogni forse nei cassetti che sarebbe, cioè mi piace davvero proprio questo scambiare di idee, è bello, è una cosa che mi piacerebbe fare magari come sogno in futuro. Guarda, io te la lancio lì, dimmi se ti piace l'idea. Fare dei podcast analizzando le canzoni dei cantanti e trovandoci la tua, cioè, come dire, andare a raccontare in un podcast ad ogni canzone, trovare il lato positivo, trovare quell'aspetto emozionale, trovare Tipo anche dici anche mezzo tipo mental coach, una cosa del genere, Bravissimo. però mixato con la Bravissimo. musica. Prendere un testo come quello di Samurai, andarlo a argomentare e ad ogni podcast lanciare un esercizio da poter fare piuttosto che uno strumento, piuttosto che un'attività, un argomento. Guarda Alex ha che scritto podcast con Joe Rogan. il futuro. Joe Rogan è ha uno dei podcast più grandi del mondo su YouTube. Ah, Magari Alex, tema, speriamo. il tema che lui parla è il tema. Joe Rogan, boh, invita celebrità e diciamo è come a volte fa cose comiche, non ha proprio un tema. Non ha un tema che segue sempre, però invita celebrità e basta. Lui fa podcast audio A e video podcast, sì. video Cioè, podcast, sì. in realtà credo che la maggior parte delle visualizzazioni ce l'ha sui video che mette su YouTube. Però sì. Questa è una bella idea, anche perché anch'io ho in mente di farne, ma insomma, il tempo è sempre quello che ci brucia la giornata, tra le tante cose. Ma poi per farlo fatto bene è anche un po' un investimento. Devi, Certo. cioè, per farlo fatto bene servirebbero i microfoni, due o tre angoli di videocamere. Ah, quindi quindi video podcast, quindi un insieme tra, ok, fare entrambe le cose. Sì, in effetti sì, poi devi avere anche una bella, o lo studio, comunque un ambiente che sia. Samuele, come preferisci che ti chiamo? Samuele oppure D'Arte? Come preferisci? Samuele, Samu, è uguale. Samu, ok.
Io ti ringrazio, dai, abbiamo fatto quest'ora e 45 minuti di diretta dove credo che siamo stati motivanti allo stesso tempo, nel senso cercare di far capire che possiamo essere molto di più di quello che gli altri vogliono farci credere, oppure motivare gli altri per uscire da questa paura che stanno vivendo. E in più abbiamo anche scoperto un Samuele diverso, con domande magari un po' diverse dal solito, legate non soltanto alla musica, ma anche legato No, a... proprio per questo mi ha fatto piacere perché abbiamo potuto parlare di altre cose che mi interessano. Hai fatto scoprire che cosa fai prima di salire su un palco, cioè visualizzi, immagini, parli con te stesso, sali e vai e spacchi, quindi Spero di grande. aver, che abbiamo ispirato qualcuno oggi. Guarda, Maria Grazia dice è stato bello ascoltarvi, Michela dice è stato un piacere seguirvi, quindi penso che adesso vorrei sentire Alex, che è un tuo amico, vediamo cosa dice Alex, se è stato per lui un piacere ascoltare. Alex, è piaciuto a te? Simone dice ciao, Eccolo, numero uno. ecco, vedi, quindi è stato un piacere, salva la diretta, ciao e grazie per la chiacchierata, per le risposte, per la compagnia, è stato un piacere perché come dicono i cantanti, senza di voi noi non possiamo esserci, quindi senza di voi che avete partecipato, avete reso questa diretta, insomma, dinamica con le domande, con l'interazione, tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi Ha detto Alex moltissimo, quindi ho imparato pure molto. Perfetto, Alex. Dai, dai, ne farete. No, ne faremo no. Adesso vediamo se su Facebook riusciamo a farne un'altra. Però sono contento perché tutto è partito da un sì di Samuele. Ci siamo confrontati ed è nata queste 2 ore di chiacchierata e insomma dandovi grande ispirazione. Samu, ti ringrazio. Io ti saluto anche, come si chiama il tuo Ah, Dea, che Dea. sta Saluto anche Dea. Ciao Dea. No, dormendo. l'hai svegliata. Grazie ancora, davvero, è Davide. stato un piacere. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao a tutti. Vi ringrazio, adesso... Ah, secondo me ancora no, è qui. Ok, vi ringrazio, grazie di aver partecipato perché senza di voi questa diretta non sarebbe stata la stessa. Quindi l'interazione che c'è stata, il coinvolgimento, le domande che sono state fatte, sono state bellissime, interessanti. Abbiamo scoperto veramente un Samuele fantastico, umile, unico e sincero. Questa è la realtà. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao Cinzia, ciao Michela. Ciao, gli amici di Samuele e tutti quelli che hanno partecipato.